E la storia nasce da qui. Che succede? Vediamo anche in salita se si muove, va. Di solito non si riesce a vedere, ma dopo col video vediamo, fa dei micro movimenti per copiare il terreno. Oh, eccoci qua. Ciao a tutti. Abbiamo provato la nuova Lyric. A caldo possiamo dire che secondo me Lyric ha fatto un bel passo avanti a livello di cartuccia. Vabbè, la struttura è più o meno sempre quella. C'è delle regolazioni che si sentono quasi immediate. Addirittura nell'ultima discesa ho provato anche a frenare un po' il ritorno, che io sono abituato a guidare un po' quasi tutto sfrenato, e invece si guida meglio. Veniamo giù a pezzi per la regolazione, così è meglio. Prima volta che freno il ritorno. No, oh, mi sono fermato un po', allora chiuso un po' le alte e non affonda, e va bene. Il ritorno però era troppo più da secco, no? Poi ho fatto da un click che gli ho fatto 4 click. Poi mi sono fermato anche a sgonfiarla un po'. Direi che adesso copio tutto, infatti l'ultimo pezzo mi garbava. Assorbe meglio tutte le asperità. Ho provato anche a chiudere un po' le alte e devo dire che mi è piaciuta. Ha la stessa peculiarità delle altre 35, quindi abbastanza leggera nel cambio di direzione destra e sinistra. Si riesce a percepire comunque una bella fluidità e allo stesso tempo rimane bella sostenuta da metà in giù. Bella, veramente. Io direi promossa, ovviamente è un 35 di stelo e non è qualcosa che va dietro alla massa. Troviamo 38 Jazzeb. Nel mio caso, che guido bici che vanno comunque dai 150 ai 160 mm, va benissimo anche a livello di torsione. Un peso dai 73 kg come me, 80-85, secondo me è una porcella che dice ancora la sua ed è molto divertente da guidare. Carino schivato. Bene, diciamo che un bel utilizzo ne abbiamo fatto della nuova Lyric, perché abbiamo fatto già 4-5 uscite sempre nei nostri posti. Sono rimasto colpito perché sembra che non ti affatichi come usando altre sospensioni. Questa cosa mi ha colpito perché diciamo che vengo da un periodo di non allenamento e di solito quando finisco una discesa un po' di dolore alle mani lo sento. Che succede? Dico, ma com'è che non mi fanno male le mani? Vado a vedere sul sito RockShox, fatto secondo me bene, spiega un bel po' di roba della nuova Lyric. Fa vedere nello specifico come funziona la nuova idraulica, che è il Charge 3, che a loro dire e anche a mio parere, infatti avevo detto subito anche nella prova a caldo, che i click si sentono molto. Quindi varia molto il comportamento della forcella, ma quello che poi salta all'occhio è anche il nuovo componente che hanno messo in fondo all'idraulica, che è il Butter Cups. Praticamente hanno cercato di dominare le vibrazioni, no? E la storia nasce da qui. Che succede? I due fratelli vanno a tagliare un albero e uno ha una motosega come questa e quell'altro c'ha la motosega con l'impugnatura ammortizzata, quindi uno c'ha male alle mani e quell'altro no, e da lì si sono messi a cercare, a ragionare, a ingegnerizzare il modo di eliminare queste piccole vibrazioni sul mondo bike. Le piccole vibrazioni sono quelle che comunque rompono le palle a tutti, no? Le piccole radici, i piccoli massettini, le scanalature del terreno quando si va forte, che vibra forte, che se non viene attutito a lungo andare si può dar male alle mani, soprattutto qua sotto, lo capiamo tutti, quando arriviamo in fondo alla discesa che ti spaccano le mani. Quello è un miglioramento della Madonna, secondo me. Questa forca non vibra quasi per niente, molto molto apprezzato. Un'altra cosa molto molto apprezzata è il Debonair Plus, che funziona secondo me leggermente meglio rispetto a quello precedente. Fondamentalmente crea più camera negativa e riesce a ritornare in modo più veritiero, diciamo così. La forcella è comunque, come ho detto, è uno stelo da 35,
Tutte queste migliorie si trovano anche sulla Zeb. Non vedo la necessità per me di avere una 38, ma se devo dare un voto a sta forcella, per il momento un bel 7,5-8 pieno se lo prende tutto, perché comunque è leggera, molto maneggevole e rimane comunque con delle accortezze fatte a puntino proprio per chi va in bici. Guardate sul sito SRAM perché è molto dettagliato e spiega tutto nei minimi particolari. Bella e tra virgolette anche economica, perché con 1200 euro si prende una forca, secondo me, top di gamma. Bene, primo test 2023. Ovviamente ritorneremo dopo le feste, tutti, o i giovedì o il martedì o il mercoledì, non lo so, dobbiamo decidere, ma con il talk, con le nostre chiacchierate. Vediamo un po' quello che verrà fuori da dire, ma per il momento godetevi il test della Lyric, che secondo me è una gran forcella. Buon 2023, ciao!